Martina Colombari entra nel mondo dello spettacolo nel 1991. A solo 16 anni vince Miss Italia. Da allora è sempre rimasta sulla cresta dell'onda e ha unito lo spettacolo con una forte vocazione verso il sociale. Benvenuta Martina. Grazie, grazie mille Davide. Che cosa succede quando ti mettono una corona sulla testa così giovane? Guarda, quando dovevo spiegare a mio figlio che lavoro faceva la mamma, adesso mio figlio ha quasi 17 anni, Achille, e gli dicevo che a un certo punto nella mia vita, insomma, la mamma era diventata una principessa e quindi le avevano posato in testa questa corona e da quel momento la mamma aveva iniziato a lavorare in televisione, a fare la modella, a recitare, a scrivere un libro, a fare delle fotografie. Perché comunque non è facile dire che cosa succede quando tu vinci un concorso di bellezza. Primo perché non parliamo del 2021, ma come hai detto tu parliamo del 91. Mm-hmm. Quindi in un contesto, in un momento storico in cui non c'erano tanti modi per emergere se eri una bella ragazza o se volevi iniziare ad approcciarti al mondo dello spettacolo. Non che questi fossero i miei sogni da bambina, perché ero una bambina, una ragazzina molto semplice, molto tranquilla, quindi non avevo troppi grilli per la testa. Però da quel momento quello è stato per me il famoso trampolino di lancio, nel senso che poi tutto quello che mi arrivava mi piaceva e mi dava sempre più soddisfazione, sempre certo. Più stimolo, sempre voglia di andare a scoprire, sempre più voglia di sperimentarmi e di sfidare un po', no? Quelle che erano le avventure che la vita mi metteva davanti. Ovvio che questi treni passavano e io dovevo farmi trovare pronta in un certo senso, perché sì, partiamo da un concorso di bellezza, ma poi quella bellezza deve evolvere, deve strutturarsi, deve diventare un mestiere e poi una carriera. Ho studiato tanto, wow. Ho fatto dei begli incontri con persone interessanti, con persone che hanno creduto in me, ma ho anche avuto la possibilità di fare errori, di sbagliare, di rimettermi in piedi, ritirarmi sulle maniche. Benissimo. E quindi ho capito che quello poteva diventare il mio lavoro da grande.